No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tortolito no queda bien, bebé. Yeah. Acuerda tus amigas diciendo que no ven. No. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Si dispo para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Si pico con par de maldades. Pero sincero, tú solo sabes momentos que siento reales. Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Ciao ragazzi, allora eccoci con un nuovo video. Buongiorno, oggi è sabato mattina, mi vedete tutta rossa perché ho tolto le sopracciglia e quindi sono tutta rossa, non che io ne debba togliere tante perché mi crescono a pezzetti, non mi crescono dappertutto. Comunque purtroppo niente, sono rimasta tutta rossa, ma va bene. Adesso vado a cambiare la batteria perché si sta scaricando. Ho cambiato la batteria. Allora, io mi sono appena vestita da stare in casa, mi sono cambiata e tra l'altro oggi c'è una super giornata di sole, bellissima, anche ieri ma non come oggi. Oggi una bellissima giornata, sembra primavera. Oh no, mi è caduta la coperta, sono andata a stendere la coperta prima. Dicevo, sembra primavera anche se c'è il freschino invernale e quindi non si può star fuori, però ti viene voglia proprio di fare un po' di cose, visto il tempo. Allora, prima buttavo un occhio qua e là su Instagram, su YouTube. Hanno già fatto praticamente tutti l'albero. Io credo di essere tra le poche che non l'hanno ancora fatto. Mi piace tantissimo vedere tutti gli alberi addobbati. Infatti mi sono proprio seduta sul divano e su Instagram ho fatto una carrellata di profili che seguo che hanno fatto l'albero, bellissimi. E quindi mi piace vederli, però per quanto mi riguarda io non mi sento ancora di farlo, soprattutto a novembre, perché seguo molto la tradizione, quindi l'8 dicembre noi lo facciamo e ci svegliamo al mattino, facciamo colazione, poi prepariamo le luci, prepariamo tutto e lo facciamo. Quindi per me l'albero è 8 dicembre, anche il presepe, quindi manca ancora un pochino, un po' meno di un mese. Volevamo iniziare, però adesso oggi non so se riusciamo. Pensavo di sì, ma Mauro ha un impegno, quindi non credo che
riusciamo a farlo. Comunque, se domani ci sarà la giornata che c'è oggi, volevo iniziare a portare giù tutte le decorazioni esterne, quindi tutte le ghirlande che mettiamo solitamente sotto il portico, perché volevo approfittare appunto della giornata di sole o comunque di queste giornate un pochino più belle, perché siamo in inverno, quindi fa presto a cambiare la temperatura, farà presto proprio a cambiare il meteo, quindi rischiamo che magari fra 2 settimane, quando è il momento di fare tutto, piove, nevica, grandine, anche perché quest'anno credo che nulla è scontato e soprattutto nulla, cioè tutto imprevedibile, quindi in previsione del brutto tempo, in previsione di avere poi dei problemi ad addobbare fuori, pensavo di approfittare appunto di queste 2 giornate, di questa giornata di sole. Vediamo, adesso guarderò il meteo, guarderò domani come siamo messi e vediamo. Comunque io più tardi andrò in mansarda, inizierò a cercare di capire quali sono le cose da portare giù, quali sono le cose da poi mettere in casa e vediamo un attimo. Allora, quindi oggi il programma è questo qui. Volevo dirvi intanto, ne approfitto perché poi mi dimentico, che martedì, se tutto va bene, uscirà il video dove vi annuncerò le novità per quanto riguarda F-Home Sweet Home. Quindi ci sono ben 3 novità, dovevano essere 2, in realtà sono 3, ed è una novità tutta riguardante il Natale. Una novità, ci saranno praticamente novità dedicate all'arrivo del Natale. Vi ho fatto un po' di sondaggi su Instagram, mi avete detto un po' di cose, qualcosa che pensate sia tra le novità. Premetto già subito che non abbiamo potuto fare cose, richieste particolari, proprio perché comunque è già un sacrificio quello che sono riuscita a fare nonostante tutto, ma visto che siete state veramente in tantissime a supportarmi in questa mia nuova esperienza, siete state veramente tante, chi veramente ci teneva ad averlo, chi ha rinunciato a un piccolo sfizio per comprarselo, chi aveva voglia di provare a tutti i costi questo profumo, quindi siete state veramente tantissime, proprio perché siete state tante, tra l'altro sono esauriti, li abbiamo esauriti più o meno 1 settimana fa, adesso stanno lavorando per rimetterli appunto per previsione del Natale, e visto che c'è stato questo successo abbiamo pensato di continuare in vista del Natale con 3 piccole novità, però non vi dico niente perché, ripeto, se tutto va bene martedì uscirà il video e vi dirò tutto. Allora, adesso vado a preparare da mangiare, anche se finiremo probabilmente la pizza, perché ieri sera Mauro ha fatto la pizza e quindi ne abbiamo avanzato un po', finiremo la pizza e poi Mauro deve uscire perché ha un impegno, quindi dobbiamo fare un pochino veloce, e poi oggi pomeriggio insieme guarderemo un po' le decorazioni. Allora, Mauro ha già messo la pizza in forno a scaldare. Abbiamo finito di mangiare adesso. Io ho appena girato un video per Instagram, che se vi fa piacere potete andarlo a vedere. Vi do qualche consiglio su come addobbare un albero di Natale, quali sono i consigli che do appunto per addobbare l'albero di Natale. E allora, c'è già qua Zoe che chiude gli occhietti, non so se riuscite a vederla perché è letteralmente baciata dal sole. Zoe, sei lì che ti stai addormentando, vero? Che ti stai addormentando. E niente, adesso mi metto al computer, edito un attimo questo piccolo video così lo pubblico su Instagram e poi andiamo insieme in mansarda. Ciao! Oggi parleremo di albero di Natale. Poco è Natale e la prima cosa che pensiamo quando si sta avvicinando questa festa per me magica è il reale significato di questa festa, e poi ci viene voglia di addobbare ovviamente la nostra casa per renderla del tutto magica.
E per rendere l'albero magico, cosa dobbiamo fare? Addobbarlo. In questo video qui vi voglio dare alcuni piccoli spunti, che sono quelli che tengo da conto io per fare il mio albero, che possono rendere il vostro albero magico e bello. Video fatto, tra l'altro è già andato online qui su Instagram. Allora andiamo su un attimo, perché volevo prendere, intanto se ce l'ho sotto mano, volevo prendere il quadro, spero mi vediate bene, il quadro sì, è qua, con la scritta sogno un bianco Natale, questo qui con lo sfondo rosa. E poi, allora, l'albero di Natale per fortuna è qui, quindi sotto mano. E qui ci sono, che già Mauro me le ha aperte prima di uscire, ci sono le ghirlande. Devo solo un attimo capire quali sono quelle da mettere sotto il portico e quelle invece da mettere sotto la tettoia. Poi c'è questo qui, che mi aveva regalato la Eli insieme a altri folletti che avevo acquistato, quasi quasi questo qua lo vado già a mettere fuori in giardino. E poi ci sono qui, vabbè, c'è questo che ho preso forse 2 anni fa. E poi abbiamo tutte le decorazioni, questo mi sembra per l'albero esterno, sì, perché erano sul rosso, tanto si è spenta la luce. Sì, perché, allora sì, queste sono dell'albero esterno perché le avevo fatte rosse, qua invece ci sono quelle dell'albero in casa. E qua, guarda, dovremmo avere anche le casette, abbiamo comprato l'anno scorso il villaggio, ma sarà tutto dentro qualche confezione. Comunque, boh, adesso inizio a prendere solo questi due, così li porto giù. Adesso stacco un attimo, se no precipito giù dalle scale. Allora, ho posizionato qua il mio quadretto. Questo qua ce l'ho ormai da parecchi anni, me l'aveva mandato i primi anni che ero sul social, forse il primo anno, me l'ha mandato il primo anno che ho aperto la pagina Facebook, quindi diversi anni fa. Me l'aveva mandato una ragazza che mi seguiva, che l'ha fatto lei ed è stupendo e lo tengo proprio come ricordo. E sognando un bianco Natale, mi piace perché ha questo sfondo rosa e dà questo effetto di legno rovinato, ma in realtà è una stampa, è stampato, bellissimo, bellissimo, e lo tiro fuori tutti gli anni a Natale. Ho messo qua i 2 vasetti che c'erano già prima, ovviamente ho tolto quello nero perché non ci sta bene, e niente, qua la candela. E quindi ho ricreato adesso questa piccola zona, adesso devo togliere questi 2 che sono quelli che avevo prima, e ho ricreato questa zona. Poi volevo andare a sistemare anche questa qui, adesso vi faccio vedere cosa sostituisco per dare un tocco invernale. Allora, ho preso questi rametti, vedete, di pino, volevo togliere questi qua e andarli a inserire, però mi sa che 2 sono troppi, ne basta questo qua secondo me, così, sì, vediamo, sì. Va bene, quindi metto così e magari uno lo lascio qua nel vassoietto. Aspettate, allora faccio così e questo lo metto così. Guardate, che ne pensate? Semplice, ma mi piace. Volevo farvi vedere la novità, come vi ho detto prima, tra l'altro devo ancora lavare le tazze, tazzine, bicchieri. Allora, volevo farvi vedere la novità che ho preso 2 giorni fa. Da-da!
Allora, finalmente dopo 2 anni sono riuscita a prendere il montalatte della Lidl. Finalmente, perché ci vado dietro da 2 anni senza... Tanto questa la sposto un pochino più qua. Dicevo, la inseguo da 2 anni senza risultati. L'altra mattina finalmente l'ho trovato. Mi sono svegliata prima, sono uscita di casa prima del solito perché volevo assolutamente prenderlo. Sono 2 anni che lo cerco, 2 anni che me lo faccio scappare, quindi ho detto questa volta qui lo devo prendere. Quindi mi sono vestita, sono uscita, alle 8:30 ero già davanti a Lidl. Sono entrata, una signora ne aveva 3 in mano, l'ho proprio vista passare, ho detto boh, anche quest'anno non riuscirò a prenderlo. In realtà sono andata e ce n'era ancora uno, quindi l'ho brancato al volo e l'ho preso. Allora, intanto scusate, ma non vedo Zoe, voglio un attimo capire dove si è andata a infilare. Ah, ok, qua. E stavo dicendo che ho visto che ce n'era uno, quindi l'ho brancato al volo e l'ho preso, quindi è mio. Allora, l'ho già provato, l'ho provato ieri e l'ho provato stamattina. Allora, ieri ho provato a farlo con questa funzione, con questa qua, e stamattina invece l'ho provato con la terza. La prima viene molto più compatto, il terzo viene meno compatto e meno crema, meno schiuma, sempre compatta. Adesso voglio provare questo qua, e questo qua secondo me è per il cappuccino freddo. Devo un attimo capire qual è la funzione più adatta. È venuta una schiuma pazzesca, l'unica cosa che è veramente tanto 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 schiumoso. Io soffro, come sapete, un po' di gastrite e quindi devo evitare tutte le cose tipo l'acqua gasata e anche la schiuma, essendoci tanto tanta aria ho paura che mi faccia male, quindi devo un attimo provarlo un po' di volte. Comunque la schiuma viene pazzesca, infatti molte di voi su Instagram me l'hanno consigliato, mi hanno detto che ce l'avete da tanti anni e siete sempre molto molto contenti del risultato, e anche le recensioni erano tutte strapositive e quindi mi sono fidata. Infatti, almeno da quello che vedo, non ha nulla a cui invidiare a quelli professionali. L'unico problema, ho sentito un colpo, ecco, è Zoe che mi ha fatto cadere la sedia. Ma la sedia per terra? Mi ha fatto cadere la sedia, si vede che lei non ci stava e allora mi ha buttato giù la sedia. E niente, quindi intanto c'è il robottino, abbiate pazienza, sembra che lo faccia apposta. Tutte le volte che inizio un video c'è il robottino che va. E quindi stavo dicendo che molti di voi mi hanno chiesto, lo vorrebbero prendere, l'unica cosa che è impossibile tutte le volte da trovare perché va fuori subito, viene subito preso dal momento che esce. Sono venuta qua in cucina perché c'è lo chef Mauro qua, che mi sono dimenticata di dirti, vogliono che tu apra un canale di cucina, e perché lui non ama già apparire quando lo inquadro io, figuriamoci se apre un canale di cucina. Allora, sta facendo una ricetta, perché vi racconto. Allora, Mauro questa settimana era in ferie e quindi bazzicando su internet, lui ama cucinare, ama queste ricette un po' particolari. Lui non è molto tradizionale come me, come gli avevo detto, io sono più per lo più per una bella pasta al pomodoro, lui no. Lui ama le cose diverse, le cose un po' più particolari, e ama cucinare, quindi ha trovato questa ricetta. Nel frattempo sta frullando, ha trovato questa ricetta da poter inserire all'interno di questi boulevan che ho acquistato un po' di tempo fa da Lidl. Siccome li avevo acquistati, lui ha pensato di fare questo ripieno da poterli riempire e ha utilizzato, diciamolo, i funghi trifolati, quindi col prezzemolo, e li ha fatti andare in padella, funghi, prezzemolo, un po' d'olio, e li ha fatti andare in padella, poi li hai frullati con la panna? Con la panna? Poi ha aggiunto un po' di panna,
sta frullando tutto e cerca di formare questa cremina. Comunque dopo vi faccio vedere il risultato. Io nel frattempo ero in camera perché ve ne ho appena parlato su Instagram. Ho appena finito di leggere, mi metto qua perché di là c'è la televisione accesa, ho appena finito di leggere in un libro scritto dal mio vicino di casa, che ho voluto proprio acquistarlo apposta, l'ho acquistato lunedì, mi è arrivato mercoledì, l'avevo praticamente letto tutto, mi mancavano due o tre pagine perché l'ho iniziato che era già molto tardi, mi mancavano due o tre pagine, mi sono messa lì oggi con calma, me lo sono letto e mi sono riletta anche qualche pagina precedente dove avevo proprio piacere di rileggere. È un libro che racconta l'esperienza che stiamo vivendo. Lui non è uno scrittore, è un ragazzo molto giovane perché ha 28 anni, fa l'infermiere, prima in pronto soccorso e poi in ambulanza, e ha vissuto questa esperienza in prima persona ed è rimasto talmente toccato da questa situazione che ha deciso di raccontare la sua storia, il suo vissuto, la sua esperienza proprio dagli inizi in questo libro. È un libro brevissimo di veramente pochissime pagine perché sono 60 pagine, non di più, molto scorrevole, molto semplice, si percepisce che è un libro scritto da una persona che non è del mestiere, perché è davvero semplicissimo, alla portata di tutti, alla portata di persone un pochino più di una certa età, persone o comunque anche di ragazzi, perché è un libro veramente veramente molto molto semplice e molto toccante, perché ci sono alcuni aspetti veramente che mi hanno emozionata molto, perché comunque è un libro veramente che mi ha fatto entrare in questa parte di situazione che noi non potremo mai comprendere fino in fondo. Lo possono fare solo le persone che l'hanno vissuta in prima persona e le persone che hanno lavorato per noi, per aiutarci, per sostenerci, per curarci, quindi credo che solo loro possano essere le persone in grado di trasmettere quello che veramente è stato a questa situazione e che è questa situazione. E quindi ho voluto acquistare questo libro per capire, per vedere e soprattutto per sostenerlo, perché ha avuto molto coraggio a fare una cosa lontana da quello che è la sua vita. Quindi bravo, perché è veramente un libro bellissimo. Lui lo conosco abbastanza bene perché è il mio vicino di casa e sono venuti a abitare qua, mi sembra un anno fa, e quindi abbiamo avuto modo di conoscerci, e quindi sono molto orgogliosa che una persona della mia città, il mio vicino di casa, abbia comunque fatto questa cosa, perché è davvero stata una cosa molto molto bella, soprattutto perché, ripeto, non è del mestiere. Comunque mi fa veramente piacere lasciarvi il link qui nell'info box, perché voglio sostenerlo, perché ha fatto, secondo me, una cosa bellissima. È un libro che dobbiamo tenere, un libro che ci porterà a non dimenticare, ma soprattutto un libro che un domani potranno leggere i nostri ragazzi e ricordare quello che hanno vissuto, perché ricordiamoci che questa situazione non ha segnato solo noi, ma ha segnato i nostri ragazzi, i bambini che non sono potuti andare a scuola, hanno dovuto fare lezioni con un davanti, stanno ancora adesso, perché la situazione purtroppo non è terminata, stanno vivendo una situazione veramente che non ci saremmo mai immaginati, e anche loro hanno fatto veramente tanto, questi bambini, perché gli è stato negato di stare fra di loro, giocare, scherzare, divertirsi, crescere, imparare. E quindi questa cosa qui mi fa veramente venire la pelle d'oca, perché ci ha tolto tutto, ci ha tolto tutto quello che abbiamo di più bello, gli abbracci, il toccarci, lo sfiorarci. Però, come dico sempre ai miei bambini, perché è una frase che io dico sempre, mi commuovo perché è una situazione veramente che non lo so, quello che dico sempre ai miei bambini è: ricordatevi che l'abbraccio più bello che noi possiamo dare alle persone è lo sguardo. Quindi, anche se abbiamo questa mascherina che ci toglie il sorriso, il nostro sguardo è quello che arriva di più in assoluto. Riusciamo a comunicare con lo sguardo, con gli occhi, quindi facciamolo, facciamolo.
e basta, quindi forza Daniele, perché credo che questo libro diventerà un successo, perché te lo meriti, perché è proprio stata un bellissimo gesto, una bellissima cosa che hai fatto. E soprattutto non va dimenticato il momento, per rispetto di ciò che stiamo vivendo, per rispetto delle persone che hanno fatto di tutto per aiutare chi all'inizio comunque si è ammalato e non si conosceva questa situazione. Adesso meno male, le cose sono un po' cambiate, però all'inizio era proprio una situazione disperata, e per rispetto delle persone che comunque non ci sono più. Quindi mi faceva piacere, non è una collaborazione, ripeto, il libro me lo sono comprato volutamente perché era giusto così, perché lo voglio sostenere, perché credo che quando una persona ha il coraggio di fare una cosa che va oltre quello che fa nella vita, quindi una cosa totalmente diversa, va sostenuta. Quindi vi lascio qui il suo link, è un libro che costa veramente pochissimo ed è un bel libro. Allora, Mauro ha riempito i Vulevan, deve continuare perché il ripieno è poco, però questo è il risultato. Eh sì, è un pochino, è poco. Ah beh sì, no, perché metti anche quello, così è poco. E poi vi diremo come sono, secondo me sono buonissimi. Poi io adoro i funghi, i Vulevan, quindi buono, buono, buono. Allora, Mauro, voglio precisare, anche se non me l'ha detto, che lui mette i guanti non tanto per il Covid, perché siamo in casa, mani lavate, mani pulite, ma perché è molto schizzinoso, e quindi, vero che vuoi per quello? Perché gli dà fastidio toccare. Mauro sta completando quest'opera d'arte. Poi vi dirò come sono. Allora, li abbiamo messi in forno. E no, 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 no. L'abbiamo messo in forno, sembrano gustosissimi, abbiamo avanzato un po' di funghi, quindi mangeremo anche qualche funghetto e poi boh, vediamo, stuzzichiamo un po' qua e là. Non abbiamo fatto grandi cose, anche perché a pranzo abbiamo finito la pizza di ieri sera abbiamo mangiato la pizza, quindi siamo un po' leggeri. Adesso diamo il dolcino a Zoe, come tutte le sere. A lei questo qua piace tantissimo, ormai lo sapete perché lo faccio vedere ogni tanto quando lo prende. Allora, zampa, zampa, bene, brava, tieni, vai! Buon appetito! Buonissimo! È Mauro? Buone. Buonissimo, sia il Vulevan della Lidl, buonissimo, ma anche il ripieno e anche solo i funghi da soli, buonissimi. Provate!